profilo delle Alpi occidentali, il verde cupo dei boschi di abete, un altipiano a 1700 metri, un volume architettonico d'acciaio e di cristallo. Questa è la scena di un'avventura estiva che ogni anno si offre a decine di bambini figli di dipendenti di un grande complesso siderurgico. Dei burattini fatti di cartapesta e di stracci dagli stessi bambini inventano una favola di regine, di mandarini cinesi, di sinistri messeri. Una nave, forse disegnata dalla nostalgia del mare, ma anche il sogno di un lungo viaggio che nella fantasia non costretta dei bambini può perfino trovare il suo molo di approdo tra queste montagne. Altri bambini nello stesso momento hanno scelto un gioco improvvisato dalla scoperta di un pezzo di cartone che scivola sull'erba di un pendio come una slitta sulla neve. Questa comunità infantile è organizzata secondo un sistema pedagogico che tiene conto della personalità di ognuno e cerca nella libertà dei giochi, delle attività, delle amicizie di equilibrarla in una vita associata. La vita collettiva ha le sue esigenze, prima di tutto quella della pubblica informazione. Ecco la redazione del giornale radio. Quest'oggi non possiamo trasmettere la voce del cattivello perché il redattore è chiuso per restauri, avendo fatto in uno di questi giorni di ferie, in cui la luna era offuscata dall'astronave di Popovic e di Nikolaevic, dei brutti incontri. Vi auguriamo una rapida guarigione. Oggi la squadra dei primi ha preparato il percorso della gimnicana, che si farà oggi pomeriggio alle ore 16. Partono favoriti i primi perché conoscono il percorso meglio di tutti gli altri gruppi della colonia. Il vivere insieme stimola naturalmente uno spirito agonistico. Ogni gruppo si riconosce nello sforzo e nei risultati dei suoi campioni. Una gimcana propone di risolvere nel divertimento situazioni assurde e di vincere ostacoli reali. La rappresentazione è un modo di esternare i caratteri psicologici. Nel metodo di educazione attiva che guida questa vacanza, si dà ai bambini la possibilità di inventare situazioni e di rappresentarle mimicamente secondo i suggerimenti della fantasia. Questa è la scena di un circo equestre, un domatore alle prese con il suo serraglio di bestie feroci. La drammaticità della situazione è un pretesto per un gioco chiassoso. Tutte le sere i compiti pedagogici e i programmi delle attività da svolgersi nel giorno seguente vengono discussi dai monitori. Si affrontano le questioni della piccola comunità, vengono posti problemi e insieme si cercano le soluzioni. I bambini sono seguiti uno per uno nelle loro reazioni fisiche ed emotive, nella capacità di adattamento alla vita collettiva. In questo soggiorno, ogni mese,
vengono ospitati 250 bambini dai 6 ai 12 anni, divisi secondo l'età in 16 gruppi, affidati alle cure di 26 responsabili. Portano la posta. Mi sembra che la vita però non possa essere completa. Un nuovo giorno è incominciato e l'avventura delle vacanze continua, più bella di ieri. Il mondo dell'infanzia è portato a imitare quello dei grandi in tutti i suoi aspetti. Le Olimpiadi sono uno spettacolo entusiasmante da vivere come protagonisti. Un gioco che è quasi un lavoro. Una tipografia a ciclostile è ormai parte integrante delle tecniche didattiche più diffuse. I bambini sono impegnati in una divertente attività che impone però attenzione e disciplina e invita a partecipare collettivamente alla realizzazione di piccole opere grafiche. Il servizio postale all'interno della comunità è svolto dagli stessi bambini. Nel bosco di abeti, i bambini costruiscono una rudimentale baita. Un interrogativo impegna la serietà del loro lavoro. Resisterà la nostra baita al peso delle nevicate, alla furia dei venti invernali? Quando scendono le prime ombre della sera, c'è sempre un gruppo che ascolta della buona musica. I monitori spiegano prima il carattere e l'ispirazione del brano musicale. Le note, la melodia, incominciano così la loro opera di educazione intellettuale. Una cavalcata di maschere grottesche intorno a un fuoco. Mimica di antichi riti e di selvagge allegorie. Freud ha detto che la psicologia dei bambini ha molti punti in comune con quella dei primitivi. Nell'ingenuità del mondo infantile rivive infatti suggestivamente l'emblematicità di gesti e di azioni sepolti profondamente in ognuno di noi. Anche un gioco apparentemente disordinato come questo può avere un valore nell'equilibrio dello sviluppo psicologico del bambino.